Bentornati, io sono Afro ed eccoci da una nuova puntata di Napoli Antica e Misteriosa. Quest'oggi parleremo di miracoli. Tu ci credi nei miracoli, Sfera? Certo, ne sono la prova vivente. Sono un miracolo di tecnologia. E chi lo metteva in dubbio? Voi ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, altrimenti i miracoli che vi arrivano non li sentite. Sigla! Quando si parla di miracoli a Napoli è perché si sta parlando del mitico San Gennaro, chiamato anche Wappon, faccia gialla, l'avvocato, l'amico del popolo, patrono di Napoli. Oggi puntatona. Sfera, che ci puoi dire su Gennarino? San Gennaro, o Gennarino, era vescovo di Benevento e fu decapitato a Pozzuoli durante la persecuzione dei cristiani da parte dell'imperatore Diocleziano nel 305 d.C. Il suo culto si celebra il 19 settembre, giorno del suo martirio, a cui è legato il famosissimo miracolo dello scioglimento del sangue. Devi sapere che dopo il martirio le spoglie di San Gennaro e l'ampolla contenente il suo sangue furono raccolte da una pia donna e portate in una località chiamata Agro Marciano. Poi, fra il 413 e il 431, il tutto fu traslato nelle catacombe di Capodimonte, che assunsero così il nome del santo, diventando un centro di fervente culto. Però nell'831 il principe longobardo di Benevento, Sicone I, assediando Napoli, si riportò le spoglie nella sua città, dove furono deposte nella cattedrale, restandovi fino al 1154. Furono poi traslate nell'abbazia di Montevergine, dove rimasero pressoché dimenticate fino al 1497. Si sono dimenticati Gennarino? E com'è possibile? Com'è possibile? Lo sapevi tu? E invece sì. Del culto del santo non se ne seppe più nulla fino al 1305, quando il re Carlo II d'Angiò commissionò un busto per le cerimonie dell'anniversario dei 1000 anni dalla decapitazione del martire. Pensa che il fenomeno della liquefazione è descritto per la prima volta solo nel 1389 da un autore siciliano che racconta di avervi assistito il 17 agosto quando il sangue fu portato in processione a seguito di una grave carestia. Poi tutto ricadde nuovamente nell'oblio. Evidentemente il rapporto tra i napoletani e San Gennaro doveva ancora consolidarsi. Tutto sarebbe continuato così, se non fu che il 12 novembre 1489 Ferrante d'Aragona, re di Napoli, si recò insieme con la consorte al Duomo ad omaggiare il santo. San Gennaro, buongiorno! E inaspettatamente in sua presenza... Oh, miracolo, miracolo, tu andata, c'è miracolo, miracolo! Il sangue nella teca si sciolse. E il re, preso da sacro fervore mistico, decise di voler riunire il sangue del santo e le sue ossa che stavano a Montevergine e tutto portarlo a Napoli. E ci riuscì? Ovviamente no. Ferrante morì l'anno dopo e passarono altri 8 lunghi anni prima che la faccenda San Gennaro si riaprisse. Finalmente nel 1497, grazie alla potente famiglia Carafa, le ossa tornarono a Napoli. La qualcosa avvenne non senza l'opposizione da parte dei poveri monaci di Montevergine, venendo quasi alle mani con i soldati del re che avevano circondato l'abbazia per riprendersele. Come degno luogo per ospitare le ossa, il cardinale Oliviero Carafa fece costruire nel Duomo di Napoli, al di sotto dell'altare maggiore, una cripta in puro stile rinascimentale, la Cappella del Succorpo, sotto il cui altare si conserva l'urna con i resti del santo. E con la reintegrazione finalmente delle sue ossa, il culto del santo trovò da quel momento una nuova linfa. Ah, che storia intrigante! Ma quindi fino agli inizi del 1500 Napoli non possedeva il corpo del santo? Ne aveva quindi per lui questa grande devozione? A quanto sembra no. Ma ti dirò di più, per circa 1400 anni la biografia di Gennarino rimase sconosciuta, non si sapeva neanche il nome completo del santo. Le fonti sulla sua vita e sul suo martirio erano scarse, ma poi nel 1713 un tal Monsignor Falcone, prete ovviamente napoletano, sulla falsa riga delle agiografie medievali che trasformavano la vita dei santi in favole, per meglio farle diciamo raccontare al popolo, compose un volume il cui titolo ridondante era L'intera storia della famiglia, vita, miracoli, traslazioni e culto del glorioso martire San Gennaro. In effetti, non aveva fatto alcuna ricerca il buon reverendo,
Ma come lui racconta, la fortuna, o chissà, la mano dello stesso santo, aveva fatto trovare sul suo scrittoio un manoscritto del V secolo, ricopiato da un monaco napoletano nel 1455, ricco di dati storici sul santo. Poco importa se alle richieste di mostrare il manoscritto tanto prezioso il reverendo dicesse: «Beh, no, è andato perduto misteriosamente, chissà». Tanto il libro fu un successone. Però c'è da dire che finì anche nei libri proibiti dell'Inquisizione, perché diceva che San Gennaro era santo già nel ventre della madre. Certo che il reverendo l'ha sparata grossa. Mi sembra quindi di capire che la Chiesa non apprezzasse molto tutta questa venerazione per il santo. Infatti, ed il motivo non era solo esclusivamente religioso, ma anche... Ma anche? Guarda a me, guarda Aman. I miei sensori rilevano che la stai agitando. Che cosa dovrei dedurre? Vabbè. Agli inizi del 500, il popolo di Napoli, tramite gli eletti dei sedili della città, formulò un voto solenne a San Gennaro e fu stipulato, vada bene, un vero e proprio contratto notarile con il santo. In questo contratto si chiedeva la protezione della città e la salvezza dalle sciagure. In cambio si sarebbe realizzata una nuova cappella all'interno del Duomo dove custodire le reliquie e il tesoro. Credo che solo a Napoli si possa stipulare un contratto con una persona scomparsa da più di 1000 anni. Mentre il tesoro com'è? Com'è? Dico, San Gennaro, come sto? Più di 30 miliardi. Ah, facci tu, Sacicci. Pensa che è il tesoro più ricco del mondo, è più ricco di quello della regina d'Inghilterra, dello stesso zar di Russia. Solo la mitra del santo, se è il cappello, è composta da oltre 3.700 rubini, smeraldi e brillanti. Costituito da oltre 20.000 pezzi, il tesoro di San Gennaro ha un valore così smisurato che, pensa tu, è stato impossibile assicurarlo. Oh, e chi sa questa responsabilità, per carità? Hanno mai pensato di rubarlo? Guarda, il meno coscienzioso ladro napoletano ruberebbe qualsiasi cosa, in qualsiasi circostanza, ma non toccherebbe neanche una moneta del tesoro di San Gennaro. E tu come sei arrivato qua? Io niente, ho visto uscire qui sotto, lasciata aperta la porta e io sono entrato. Sci, sputo, mon faccio. Ma tu sei pazzo. Insomma, se ho capito bene, la cappella è rimasta laica, così come il tesoro, cioè appartiene al popolo di Napoli e non alla Chiesa. Esatto. Ma recentemente c'è stato un tentativo da parte dello Stato e della Curia di entrare di secco e mettersi di chiatto. Successivamente ci furono poi appelli, una petizione popolare, interrogazioni parlamentari, migliaia di cittadini che si radunarono sotto la curia sventolando fazzoletti bianchi in segno di protesta. Vittoria! Ancora una volta il popolo napoletano sfida il potere e resta autonomo! Che bei tempi! Quindi scusami, questo tesoro è... in parte anche tuo? Sì, 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 è di tutti. Per questo i napoletani si sentono sempre ricchi pure in mezzo alla povertà. È un modo di vedere la realtà e per tirare a campare. La trovo una storia meravigliosa. Sai, ora mi sento ancora più napoletana. Vorrei onorare questo momento con un pensiero laico. Posso? Prego. San Gennaro, non ti crucciare, tu lo sai, io ti voglio bene, ma una finte maratona, scioglio sangrinde bene. Hai toccato le due figure sante per i napoletani. Vedo che ti stai immergendo perfettamente nello spirito della città, brava. Abbiamo qualche libro da consigliare ai nostri amici? Certo, ne abbiamo uno che fa proprio al caso nostro. Un giorno con San Gennaro, di Maurizio Ponticello. Chi era realmente San Gennaro? E come mai del prodigio del sangue non c'è traccia fino ad oltre 1000 anni dopo il suo martirio? Un viaggio contromano nell'universo del vescovo, che fanno di Januarius l'ultima divinità pagana della città. Permettimi di salutare lo scrittore, che è anche un mio caro amico. Ma tu quindi conosci tutti gli scrittori dei libri che presentiamo? Che ci posso fare che conosco, che ho amici famosi? E quando me li presenti? Ma perché no? Magari qualche volta li invitiamo qua e stesso da loro ci facciamo raccontare un bel mistero, che dici? Sì, lo trovo favoloso! Ma alla fine per te il sangue che si scioglie è un miracolo oppure no? Ma tutta questa storia che abbiamo ascoltato non ti sembra già di per sé un piccolo miracolo? Sì...
al loro miracolo. Giustissimo. E voi ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere like e di attivare la campanella, altrimenti il sangue non si scioglie. A presto! Ci si vede in giro. Miracolo!